Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In primo piano c'è la seduta del Consiglio Comunale, la prima che è stata svolta nel Comune Capoluogo in presenza dopo il lockdown e naturalmente il coronavirus. I provvedimenti che hanno riguardato tutta l'emergenza hanno in qualche modo catturato la scena. Al termine della seduta sono stati tutti approvati i punti all'ordine del giorno, ma a marcare la scena è stato anche un duro intervento del sindaco Vincenzo Napoli, che ha difeso le scelte messe a segno dalla sua amministrazione comunale. È stata un'operazione svolta senza demagogia e senza occhio al portafoglio elettorale. Chi dice queste cose, dice queste cose sapendo di mentire, mente sapendo di mentire. Non è consentito a nessuno immaginare che si faccia campagna elettorale su questi aspetti che contengono tutti. Se noi facciamo un'azione di profilassi, facciamo un'azione di informazione prima, facciamo un'azione anche di repressione quando necessario, lo facciamo nell'interesse della città. Nella prima seduta del Consiglio Comunale, avvenuta in presenza dopo l'emergenza e il lockdown legato al coronavirus, è proprio il Covid-19 a rubare la scena anche alla manovra di bilancio, che deve in qualche modo alleviare le sofferenze di cittadini ed imprenditori. Ad arrabbiarsi e sbottarsi come non è abituato a fare mai il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che dopo aver ascoltato diversi interventi in consiglio comunale nella parte che ha preceduto la discussione dei punti all'ordine del giorno, ha preso la parola e ha difeso contro le accuse di aver strumentalizzato politicamente la battaglia contro il Covid l'operato della sua amministrazione ed il lavoro svolto, come ha evidenziato il primo cittadino, senza alcuna demagogia. Chi dice queste cose mente sapendo di mentire, ha detto Napoli nel suo intervento. Il sindaco ha ricordato che siamo passati da 0 a 36 contagi e le azioni di repressione e prevenzione sono state realizzate solo nell'interesse della città. Ci dobbiamo preoccupare tutti, ha ricordato il sindaco Napoli. Figuriamoci se si possa fare, immaginare che si possa fare campagna elettorale su un evento di questo tenore e talmente drammatici. Noi svolgiamo la nostra funzione in un modo, come dire, equilibrato e rigoroso. La Costituzione italiana dice che il consigliere comunale svolge, il sindaco svolge il suo ruolo con onore, e noi tentiamo di fare in modo che questo sia la stella polare dei nostri comportamenti. Noi abbiamo fatto mesi e mesi sulle strade, per strada, sul lungomare, dappertutto, io personalmente, insieme alla Polizia Municipale, per svolgere un'azione di moral suasion, pregando e scongiurando i cittadini, quando era obbligatorio, di tenere la maschera sul viso. Nessuna deterrenza, proprio un'azione morale, perché deve scattare il principio che ciascuno è responsabile della propria salute e soprattutto di quella altrui. Dopodiché non basta l'esercito laddove non scatta questo meccanismo mentale per poter tenere testa a comportamenti irresponsabili. Può bastare però l'ASL, lei ha detto di condividere il piano che è stato messo a punto dall'azienda sanitaria per quanto riguarda i tamponi? Io sono dell'idea che le istituzioni devono svolgere il loro ruolo, ciascuno dal canto suo. Io posso avere un'azione di, come dire, di propulsione, di spinta con le altre istituzioni, ma sono rispettoso del ruolo di ciascuno e mi pare che l'ASL stia svolgendo il suo ruolo in un modo assolutamente encomiabile. Noi abbiamo avuto la fortuna che Enzo De Luca che la Regione Campania fosse diretta da Enzo De Luca, e per l'Irami si va ad una situazione di tranquillità generale per quanto riguarda quello che si poteva fare ed è stato fatto, nulla è stato trascurato. Ora l'ASL determinerà autonomamente, sulla base di protocolli scientifici, non sulle chiacchiere, quali sono i tamponi da fare e quanti farne, altrimenti si fa un guazzabuglio senza dignità scientifica nel quale si danno numeri che non hanno nessun valore e non possono portare a nessuna determinazione pratica. Il sindaco ha anche elogiato il ruolo e l'esperienza umana svolta dalla consigliera comunale Pachi Memoli, che durante l'emergenza e il lockdown ha prestato la sua opera professionale nei territori più colpiti. Sono stata scelta tra 8.000 medici e ne vado fiera, anche se non lo nascondo, ci sono stati momenti di grande paura, perché ho dovuto guardare negli occhi, anche se attraverso una mascherina, ma ho guardato negli occhi in quei pazienti che erano affetti da Covid. L'insegnamento porta con sé dopo questa esperienza?
che l'insegnamento più importante è quello di donare, perché se tu riesci a donare verrai sempre amata, perché chi riesce a donare vuol dire che riesce ad immedesimarsi nelle problematiche delle persone anche di tutti i giorni, non è solamente il Covid, ma anche affrontare le difficoltà oggi, anche economiche, che la nostra città sta attraversando. E quindi spero praticamente di essere vicino a queste persone, ma soprattutto l'odore acre che ancora ogni giorno quando mi alzo la mattina io sento, quell'odore di candeggina, quei corpi che sono stati avvolti dalla candeggina. Però ricordo anche il sorriso di tante persone che abbiamo salvate, un sorriso che resterà indelebile nella mia mente. Bene, e come dicevamo sono stati tutti approvati i punti all'ordine del giorno, compreso quello aggiunto in extremis, il nono, relativo alla nascita di un edificio per l'accoglienza di familiari legati a bambini in cura per motivi oncologici all'interno dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, ma al centro dei punti all'ordine del giorno c'erano alcune manovre di bilancio che verrà discusso e approntato a settembre, l'assessore della Greca ha anticipato alcune misure che cercheranno di andare incontro all'esigenza di cittadini e di imprese di rimarginare le ferite create dal coronavirus. In attesa di discutere del bilancio vero e proprio che sarà approntato a settembre, il Comune di Salerno, approfittando della proroga ed in attesa del decreto di agosto che dovrà prevedere altri provvedimenti per i comuni, vara lo spostamento di alcune scadenze a fine ottobre, proroga a fine anno il non pagamento della tassa di soggiorno e si prepara ad affrontare il problema di come aiutare gli esercizi commerciali rimasti chiusi da tempo, pensando in modo particolare al credito d'imposta. Ad annunciare gli interventi è stato l'assessore al bilancio del Comune di Salerno, Luigi Della Greca. Allora, l'IMU abbiamo confermato le aliquote dell'anno scorso, quindi anche se è cambiato regime, rispetto all'anno scorso non ci sono variazioni. Sulla Tari le tariffe sono leggermente diminuite rispetto all'anno scorso, è una riduzione minima. Fermo restante che a questo poi sarà accompagnata da questo credito d'imposta per quanto riguarda le piccole e medie imprese, quindi ovviamente non è... Sono solo briciole, ha commentato dai banchi dell'opposizione il neoconsigliere della Lega Dante Santoro, che ha ufficializzato lo spostamento nel partito di Matteo Salvini. Sono briciole e poi non vedo ristoro, vedo soltanto aggravi di costi e tasse. Questi sono i temi sui quali abbiamo deciso di fare un'alleanza con la Lega, perché vogliamo una proposta di governo nuova. Vogliamo sottrarre questa città al disegno folle e megalomane di avere una successione dinastica e rimanere a un medioevo che non merita Salerno. Per questo con la Lega faremo sognare chi vorrà un'alternativa che possa vincere le prossime elezioni, le prossime battaglie, mantenendo... Non parla di elezioni, parla delle amministrative o pensa anche alle regionali in Campania? Noi facciamo una battaglia alla volta, parliamo delle regionali e poi anche delle comunali. Così come per i consiglieri Naddeo, D'Alessio e Gallo che hanno aderito al partito Azione di Carlo Calenda e di Pessolano e Mazzeo entrati in Italia Viva, la nuova geografia politica del Consiglio Comunale di Salerno non comporterà al momento la nascita di nuovi gruppi consiliari. A cambiare in verità oggi è stata la geografia fisica del Consiglio Comunale, tutti seduti di fronte alla Giunta, distanziati, armati di mascherine, per la prima seduta in presenza post-lockdown e contingentando le presenze di persone esterne. E sono stati tantissimi gli interventi che hanno preceduto la discussione dei punti all'ordine del giorno, con diverse sollecitazioni ma anche commemorazioni di persone scomparse da parte di diversi consiglieri comunali. Tra i tanti abbiamo scelto di farvi conoscere la sollecitazione che è stata lanciata dal consigliere comunale Oras Di Carlo, che parla della necessità di installare delle recinzioni per proteggere i cittadini che si trovano a ridosso del viadotto Gatto. Ascoltiamo. Viadotto Gatto, Oras Di Carlo, il Consiglio Comunale ha lanciato un appello per la sicurezza, si parla spesso di quella degli automobilisti, lei ha puntato l'indice e l'attenzione invece sulla necessità di mettere in sicurezza anche chi vive o si trova a passare sotto al viadotto Gatto. Ho approfittato del Consiglio Comunale e quindi dell'Istituto delle Raccomandazioni, perché in modo che questa mia richiesta, questa mia raccomandazione appunto avesse più eco,
è una situazione abbastanza veramente delicata, molto delicata, perché i cittadini residenti nei quartieri di Canalone, di Via Monti, di Via Indipendenza, di Via Ligea sono da molti mesi, anzi da diversi anni, destinatari di lanci di corpi contundenti, di materiale di risulta di più vario, di bottiglie di vetro, rischiando personalmente. E quindi non è possibile che un cittadino che vuole coltivare il suo orticello, vuole stare tranquillo sul suo balcone di casa, vuole parcheggiare l'auto, vuole farsi una passeggiata, quindi può rischiare la vita. Quindi ho detto al sindaco e all'amministrazione, all'assessore e all'assessore Memo De Maio, ad Oras, di posizionare dei sistemi di reti di protettive e un sistema di videosorveglianza, in modo da cercare quantomeno di far scemare questa problematica. Lasciamo la seduta del Consiglio Comunale per occuparci di cronaca. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato Vincenzo Fagioli, nato a Salerno, ex collaboratore di giustizia, oggi latitante per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, porto di armi in luogo pubblico. L'uomo è stato tratto in arresto a seguito di articolate indagini della squadra mobile di Salerno e Vercelli, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno. La polizia lo ha trovato presso la stazione di Ventimiglia. Fagioli deve scontare ancora un residuo di pena di 9 anni, 1 mese e 19 giorni di reclusione. Il pluripregiudicato ha raggiunto l'apice del suo excursus criminale all'inizio degli anni 2000, quando, a seguito di gravi fatti di sangue e alla scissione all'interno del gruppo Panella d'Agostino, si venne a creare una nuova consorteria criminale con a capo lo stesso Fagioli in compagnia di Angelo Ubbidiente. Ma intanto si chiariscono anche quelli che possiamo definire due gialli che hanno caratterizzato l'inizio dell'estate salernitana. Uno ha a che fare con la cronaca, l'altro con la viabilità cittadina. Dal rogo di Via Clark ai lavori da tempo annunciati a Via Volpe, da oggi ci sono le risposte attese da tempo. Le fiamme e l'acqua, si chiariscono due gialli dell'estate salernitana. Uno ha a che fare con la cronaca, l'altro con la viabilità cittadina. Qualche settimana fa, in via Generale Clark, i residenti trascorsero una notte di paura per le fiamme che all'improvviso si sprigionarono e che coinvolsero alcuni veicoli che erano parcheggiati in zona. La Questura di Salerno ha applicato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Salerno, su conforme richiesta della Procura di Salerno, di arresti domiciliari nei confronti di un cittadino italiano residente a Napoli, PF di anni 45, motivi passionali alla base del gesto. La misura è stata eseguita nelle prime ore della mattinata di venerdì scorso dalla squadra mobile della Questura di Salerno in collaborazione con quella di Napoli. Le indagini, avviate nello scorso mese di giugno e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, erano cominciate a seguito dell'incendio divampato in un condominio in via Generale Clark, che ha visto coinvolte numerose autovetture andate in fiamme, oltre a quella della vittima e del suo nuovo compagno. Le tempestive indagini hanno comprovato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza emersi dal contenuto delle denunce alle persone offese, combinate con l'attività della polizia giudiziaria e con il riscontro delle telecamere del sistema interno. Pertanto, visti i pregressi episodi di violenza, considerata la natura aggressiva dell'arrestato, manifestata anche in altre circostanze, tenuto conto delle ulteriori denunce formalizzate dall'ex moglie e dal fine di evitare ulteriori condotte pericolose e minacciose nei confronti delle persone offese, il GIP ha accolto l'istanza del pubblico ministero per l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Da un giallo passionale ad uno di altra natura che da mesi stava facendo vivere nell'incertezza residenti e commercianti di Via Volpe. Da maggio, infatti, Salerno Sistemi aveva avviato le procedure per i lavori di rifacimento del collettore fognario, tant'è vero che erano state da tempo soppresse corse e fermate dei bus che solitamente salgono da Piazza Malta. Dopo settimane di attesa, oggi Salerno Sistemi ha ufficializzato che i lavori partiranno il 29 luglio e pertanto, fino al termine previsto per il 13 settembre, è istituito con ordinanza comunale il divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto compreso tra Piazza 24 Maggio e via Giovanangelo Papio. Il traffico veicolare sarà dirottato su via Giovanangelo Piappio e via Volpe, via Nizza e su via Manzo, via Dalmazia. Per lo stesso periodo istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto compreso tra il Civico 2 e il Civico 4 di via Francesco Paolo Volpe.
Una serie di irregolarità e anomalie nella gestione del distributore che rientrava nel circuito delle cosiddette pompe bianche hanno portato la Guardia di Finanza a sequestrare un impianto stradale di distribuzione di carburante con 5.000 litri tra gasolio, benzina ed olio lubrificante situato a Ponte Cagnano. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno messo in luce che l'acquisto e la vendita del carburante in contrabbando, come pure l'illecita miscelazione dei carburanti, consentivano al distributore di praticare prezzi notevolmente più bassi rispetto alla media del mercato, così alterando le regole di leale concorrenza a scapito degli imprenditori onesti. Il rappresentante legale della società, ME, sono le sue iniziali, muoveva i fili dell'ingegnoso meccanismo fraudolento. A lui sono contestati i reati di contrabbando di oli minerali e frode in commercio. E adesso, a proposito di ambiente, invece ci occupiamo della campagna di Legambiente per la raccolta differenziata e riciclo realizzata con il contributo di CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi. Quindici anni al servizio dei cittadini e dei turisti per sensibilizzarli e informarli sull'importanza della raccolta differenziata, promuovendo e facilitando la realizzazione di un'economia circolare made in Campania. Al via Ricicla Estate, la campagna di Legambiente Campania con il contributo di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, che anno dopo anno riscontra sempre più adesioni sia tra gli enti locali sia tra i cittadini e i turisti, dimostrando come la collaborazione tra diversi soggetti, amministrazioni comunali, CONAI, consorsi di filiera, capitanerie, stabilimenti balneari, strutture ricettive, cittadini e turisti, possa costituire un punto di partenza nella promozione di una raccolta differenziata di qualità, contribuendo in maniera determinante a migliorare l'immagine del territorio nel rispetto delle bellezze naturali e incentivando un turismo sostenibile per l'economia dei luoghi. Durante il mese di agosto e settembre, volontari di Legambiente saranno presenti nelle principali località turistiche della nostra regione con iniziative e piccoli laboratori sulla differenziata e sulla riduzione dei rifiuti, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, migliorandone la qualità, rendendo più efficiente la raccolta e il riciclo dei rifiuti dei comuni. Presso gli stabilimenti balneari, infopoint e spazi comunali saranno affisse locandine con 10 regole per non contagiare la qualità della raccolta differenziata. L'emergenza sanitaria, sostiene Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, che ci ha colpiti negli ultimi mesi, ci ha obbligato a modificare le nostre abitudini e i nostri comportamenti. L'adozione di tutte le azioni individuali volte a contrastare la diffusione del virus può e deve essere applicata anche alla gestione dei rifiuti per evitare di contagiare la qualità della raccolta differenziata. In occasione del lancio di Ricicla Estate, Legambiente presenta la Summer Hit delle migliori performance estive dei comuni costieri per quanto riguarda la raccolta differenziata. Dei 56 comuni costieri campani analizzati, sono 25 quelli che hanno raggiunto e superato nel 2019 il 65% di raccolta differenziata, come previsto dalla legge, e dove dunque si scontrano le migliori performance di raccolta differenziata. Il valore più alto è stato osservato ad Ascea, mentre quello più basso nel comune di Torre del Greco. Intanto, a proposito di ambiente, il presidente di Coldiretti Salerno, Vito Busillo, ha partecipato questa mattina ad Eboli con il sindaco Massimo Cariello alla riunione operativa che porterà alla firma del contratto di fiume sperimentale Seletan Agrocalore. Coldiretti offrirà come sempre il proprio contributo, ha spiegato il presidente, in sinergia con la regione Campania. Il fine è quello di migliorare la qualità delle acque, fronteggiare il rischio idrogeologico, porre le premesse per uno sviluppo economico sostenibile, soprattutto nelle aree interne. E ci occupiamo adesso invece di un incendio che si è verificato a Battipaglia, nei pressi dell'area del circuito del Sele, in fiamme un terreno esterpaglie dove erano stati abbandonati pure una serie di rifiuti, la rabbia della sindaca francese. Incendio in via Fosso Pioppo a Battipaglia, all'interno di un'area abbandonata dove erano stipati i rifiuti. Il rogo si è verificato nella tarda serata di ieri, spento dopo ore di intervento dai vigili del fuoco e dalla protezione civile. E sull'episodio è arrivato il duro commento della sindaca Cecilia Francese. Stanotte l'ennesimo rogo di rifiuti, ancora una volta doloso, le fiamme sono state domate e saranno fatte tutte le analisi necessarie. C'è un tentativo palese di affermare
mare, attacca la francese, un controllo altro del territorio di Battipaglia. Discreditare l'azione dell'amministrazione e bloccare eventuali battaglie che stiamo portando avanti per la tutela del territorio. Per questi motivi ho chiesto al prefetto di convocare immediatamente il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. C'è necessità di aprire una discussione certamente politica, ma soprattutto di ricevere una risposta istituzionale. Voglio ringraziare pubblicamente le forze dell'ordine coinvolte, i vigili del fuoco e la protezione civile di Battipaglia. Nel centro capofila della Piana del Sile torna ancora una volta quindi la piaga degli incendi. In questi giorni la protezione civile è intervenuta in varie occasioni a supporto dei vigili del fuoco per spegnere vari roghi, soprattutto di serpagli e canneti, nelle zone più disparate di Battipaglia. Intanto nell'agro nocerino sarnese questa mattina si è tenuto un sopralluogo presso l'ex discarica La Torretta Pagani. Insieme al commissario di governo, il generale Vadalà, la prefettura, al comune di Parlagani, i parlamentari del Movimento 5 Stelle. In campo l'avvio del piano di caratterizzazione dei rifiuti di una delle due discariche del territorio dell'agro nocerino sarnese a seguito della conferenza stampa che si è tenuta presso l'auditorium Sant'Alfonso per Pagani. È stata valutata anche la proposta del progetto LIFE per creare, oltre la bonifica del sito di rifiuti speciali, un recupero virtuoso del territorio con una piantumazione di alberi, di essenze nobili per creare una filiera aziendale locale del manifatturiero. E adesso parliamo di nuovi casi di Covid, perché ad Agropoli c'è preoccupazione, cresce il numero di cittadini contagiati. Sono giorni di apprensioni per quello che sta accadendo nella città di Agropoli, ma in generale nell'intero territorio del parco. Solo una settimana fa la città di Agropoli aveva raggiunto il Covid free dopo un lungo periodo di casi positivi in città. Giornata da dimenticare, insomma, quella di ieri per il Cilento. I contagi salgono a 31, 17 nel comune di Pisciotta, 6 nella città dei Templi, 4 ad Agropoli, 3 nel comune di Casalvelino e 1 accertato nella giornata di ieri a Stio Cilento. Ad Agropoli sono 3 i tamponi risultati positivi al Covid-19. Si tratta di ragazzi che hanno avuto stretto contatto con il ventenne risultato positivo al coronavirus dopo una vacanza trascorsa nell'isola di Capri. In queste ore i vigili urbani della città di Agropoli sono al lavoro per ricostruire la catena dei contatti dei 3 casi risultati positivi. Diverse le attività commerciali chiuse nel fine settimana in Piazza delle Mercanzie, centro nevralgico della movida agropolese. Sono 40 invece i tamponi che saranno effettuati nella giornata di domani, molte le persone poste in quarantena presso il proprio domicilio. Buone notizie invece giungono sulle condizioni di salute del giovane agropolese che nella giornata di sabato è stato ricoverato all'ospedale di Scafati dopo essere risultato positivo al Covid-19. Faccio un appello a tutti, specie al mondo giovanile, affrontiamo insieme questa nuova battaglia, solo così potremo uscirne in breve tempo. Questo invece è il messaggio del primo cittadino ad Amocoppola alla cittadinanza. Ulteriori chiarimenti giungono sempre dal primo cittadino in merito alla catena dei contatti che si sta ricostruendo. Al fine di lavorare per la salute pubblica, girano delle liste di nomi che sembra siano arrivate nelle mani di persone che, non si sa se per gioco o per cattiveria, stanno facendo girare sulla rete, sottolinea. Premesso che le liste non sono ufficiali, ma solo appunti preparatori da inviare agli organi competenti, quindi non ancora reali, stigmatizziamo categoricamente le chiacchiere che circolano annunciando che se verrà resa pubblica qualsivoglia lista riconducibile ai casi Covid di Agropoli, provvederemo ad intraprendere, per tutelare la privacy di ognuno, decise azioni legali. Pare realmente vergognoso in momenti così difficili assumere atteggiamenti di questo tipo, conclude il primo cittadino ad Amocoppola. Nel pomeriggio il sindaco della città di Agropoli alle ore 19 sarà in diretta su Cilento Channel per fornire ulteriori chiarimenti e aggiornare i cittadini sulla situazione attuale in città. Bene, come promesso ci spostiamo di nuovo nel Cilento per parlare di una serie di controlli nell'area protetta marina di Castellabate. Nell'ambito di mirati controlli della Guardia Costiera di Agropoli nell'area protetta di Santa Maria di Castellabate, i militari cilentani, diretti dal tenente di vascello Giulio Cimmino, hanno elevato 23 sanzioni a carico di altrettanti proprietari di natanti, la maggior parte dei quali turisti. Nel corso della perlustrazione, eseguita via mare con una motovedetta ed un gommone,
e dall'alto con l'ausilio dell'unità aerea ATR-42 sono state individuate 23 imbarcazioni ancorate in area tutelata, sanzionate con verbali per complessivi 1.000 euro a carico degli intestatari. I controlli della Capitaneria di Porto Agropolese nel circomare di competenza continueranno per tutta l'estate. Andiamo adesso a Vietri sul Mare, dove questa mattina è stata invece presentata la manifestazione Gioca Vietri sul Mare in occasione della 42esima edizione della Grande Kermesse Gioca Italia, che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto presso diverse location. Suggestiva ed emblematica la cerimonia di consegna da parte del sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, delle chiavi della città date al piccolo Giuseppe Toscano, giovane testimonial della manifestazione come simbolo di fiducia nelle nuove generazioni. La prima tappa è giovedì 30 luglio alle 20, nel corso della serata di gala di Gioca Italia 2020 a Salerno, all'Arena del Mare. Il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, riceverà il premio per il suo impegno nel settore turistico. La kermesse vietrese vera e propria prenderà il via il 1 agosto alle 18 all'Unione Sportiva Vietrese, dove si terrà il taglio del nastro alla mostra sulle Olimpiadi di Roma 1960, l'esposizione di bellissimi manifesti che vennero realizzati all'epoca per l'evento sportivo. Ma non farsi illusioni. Sono partiti ufficialmente i saldi al centro commerciale Le Cotoniere di Fratte a Salerno. Ce ne sono imperdibili in formato famiglia, tante offerte speciali per lo shopping su misura nei negozi di moda e per la casa del centro Le Cotoniere di Via dei Greci a Fratte. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Ci seguiamo insieme le previsioni del tempo e poi ci ritroviamo con una breve parentesi anche dedicata all'informazione sportiva, come sempre. In collaborazione con... Ristorante Pizzeria Eureka, i sapori del mare. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Bene, ancora una notizia di sport. Nella stagione sportiva 2020-2021, che comincerà ufficialmente nel weekend 7-8 novembre, la P2P parteciperà al campionato nazionale di serie B2 femminile di volley. La società bianco-rosso-blu, dopo tre campionati e tre salvezze in A2, ha rinunciato alla seconda serie nazionale e ha deciso di prendere la rincorsa. La P2P ha ceduto il proprio titolo sportivo e ha acquisito il diritto alla partecipazione del campionato di serie B2, acquisendo a sua volta il titolo sportivo da Iesi. Il presidente Franco Montuori ha affidato la guida tecnica all'esperto coach Pietro Camiolo, di origini siciliane ma romano di adozione. È tutto per questa edizione del nostro TG. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.
visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.